Sta andando avanti il tavolo di lavoro in Consiglio regionale riguardante le proposte di legge per il contrasto alla ludopatia. Dobbiamo purtroppo registrare un atteggiamento molto timido da parte del Partito Democratico, che sta cincischiando su alcuni elementi molto importanti, come quello di inserire delle distanze precise da rispettare per chi vuole installare delle macchine da gioco, delle slot machine o un punto scommesse. Probabilmente ci sono delle pressioni nazionali, anche perché abbiamo visto che a livello romano ci sono delle lobby che hanno fatto sì che anche il Partito Democratico abbia invece portato delle proposte che vanno a favorire il gioco d'azzardo. Noi pensiamo non si debba demandare tutto ai comuni, che invece sia necessario dare degli strumenti normativi ai comuni, proprio per farli sentire più forti contro anche i ricorsi al TAR che via via i soggetti privati propongono. Anzi, siamo anche sostenitori della necessità di istituire un fondo regionale di sostegno ai comuni che vanno incontro a spese legali per ricorsi, proprio perché hanno adottato delle deliberazioni che vanno a limitare il gioco d'azzardo. Ricordate l'audizione in Commissione Legalità degli amministratori della Val di Susa? In quell'occasione gli amministratori avevano richiesto un segnale forte da parte della Regione. Infatti alcuni sindaci in particolare sono stati coinvolti dall'indagine San Michele e si sono costituiti parte civile nel processo che si sta svolgendo in questi mesi nel Tribunale di Torino. Quel segnale forte finalmente è arrivato, ed è arrivato grazie a una nostra proposta di legge che è stata approvata nell'ultima seduta della Commissione prima. Che cosa chiede la nostra proposta di legge? Impegna la Regione a costituirsi parte civile in tutti i processi per mafia che si svolgono sul nostro territorio. In questo modo chiediamo a questo ente di dare un segnale di vicinanza e di solidarietà agli amministratori locali, ai cittadini. In questo modo la Regione avrà anche diritto a un indennizzo, e questo indennizzo verrà utilizzato per promuovere delle attività sul territorio che possano sviluppare una cultura di legalità che potrà efficacemente contrastare la diffusione della mafia in Piemonte. Questa settimana ci è stato presentato in Commissione Trasporti il bilancio provvisorio 2016 dei trasporti pubblici della Regione Piemonte. Abbiamo constatato alcune sorprese, nel senso che il bilancio per il momento non è diminuito, anche se si prevede che i fondi diminuiscano di circa 15-20 milioni per il 2017-2018. Abbiamo inoltre appurato, o perlomeno, stando alle parole dell'assessore Balocco, i tagli dovrebbero concentrarsi su risparmi sul comparto ferroviario per quanto riguarda l'IVA sui contratti e per quanto riguarda dei contratti migliori con i gestori dal momento che il servizio andrà a gara. Il comparto autobus non dovrebbe essere toccato, però noi vogliamo dire che già il comparto delle compagnie di autobus e i lavoratori stanno soffrendo moltissimo per i tagli fatti negli anni scorsi, e gli effetti si stanno vedendo adesso. Riceviamo numerose segnalazioni di problemi di mantenimento occupazionale nelle aziende degli autobus, e questa è una situazione molto grave che stiamo affrontando come Movimento 5 Stelle, cercando di fare delle controproposte per il Piemonte. Tutto questo mentre c'è bisogno di sempre più trasporto pubblico, perché le questioni ambientali sono all'ordine del giorno. Abbiamo di nuovo una situazione di smog fuori controllo. Quindi approfitteremo nei prossimi giorni del piano per la qualità dell'aria per imporre maggiori fondi sul trasporto pubblico, maggiori misure ambientali, dal momento che i soldi anche da parte del Ministero sono messi a disposizione, ma non si muove nulla, non ci sono idee sul fronte regionale e purtroppo neanche sul fronte della città di Torino, perché la campagna elettorale sta bloccando qualunque proposta che possa mutare lo status quo. Approvata finalmente in Commissione Sanità il delibero di attuazione della legge regionale sulla cannabis terapeutica rimborsabile dal Servizio Sanitario Regionale. L'aspettavamo da giugno, quando era stata approvata appunto la legge. Purtroppo è molto rigida, molto stretta, in quanto riprende i parametri nazionali, quindi si potrà prescrivere rimborsabile solo per poche patologie, tra cui dolore cronico, la sclerosi multipla,
il vomito e nelle patologie tumorali e la mancanza di appetito. E tra l'altro solo in caso in cui le terapie standard, quindi antinfiammatori, cortisonici e oppioidi, quindi farmaci molto più forti, non sono efficaci o comunque provocano effetti collaterali molto negativi. Quindi si limita la libertà di scelta del medico e del paziente di ricorrere alla terapia con cannabis come prima linea, come prima scelta. Quindi noi speravamo sicuramente un provvedimento più coraggioso, manca anche la parte che c'era in legge sulla possibilità di progetti sperimentali di produzione, coltivazione e produzione di cannabis in Piemonte, c'è addirittura un onere in più per il medico che deve prescrivere una relazione semestrale sull'utilizzo della cannabis e le ricadute per il paziente da mandare all'ASL, quindi ancora tanta burocrazia, tanti limiti. Noi speriamo veramente che migliori, appunto perché la cannabis ha dimostrato di avere un effetto terapeutico su tantissime patologie e di essere veramente una terapia anche con praticamente zero o pochissimi effetti collaterali a differenza delle terapie standard. Quello che mi dispiace è proprio quello che non ho sentito, che secondo me costituisce il principale ostacolo al raggiungimento degli obiettivi lodevoli che ci si prefigge con questo bel progetto, con tutte queste belle pacche sulle spalle che ci siamo dati su quanto siamo bravi e siamo preparati e pronti ad affrontare la sfida. Qui verranno prodotti tonnellate di informazioni da digerire e poi in 4 mesi si faranno delle osservazioni. Ditemi se è il modo di affrontare una questione. Allora, qui il problema è che, uno, vogliamo cominciare con la trasparenza? Cominciamo a fare fin dal passato e a capire anche le responsabilità. Perché oggi, finché non ci sarà qualcuno che ci mette il nome e il cognome su ogni schifezza che è stata combinata sul programma nucleare italiano, perché non ci siamo neanche ammortizzati le 4 centrali che abbiamo, che hanno avuto una vita media produttiva di 15 anni, che dovrebbe essere invece di 40 per ripagarsi, quanto abbiamo speso nel tenerle come sono fino ad oggi? Quanto ci è costato? Chi ha pagato? Da quali fonti? Le bollette e che cos'altro? Quanto costerà quella roba lì? Per quanto tempo? E quanto costerà mantenerlo? E quanto costerà il parco tecnologico? Come si sosterrà? Queste sono le domande a cui io voglio la risposta. Io sono convinto che se abbiamo dei tecnici capacissimi di fare delle cose bellissime che funzionano sulla carta bene, ma ho troppi esempi di cose che non hanno funzionato. Non siamo riusciti a fare un parco eolico in Sardegna senza che ci fosse dentro la criminalità organizzata. Sull'Expo ancora oggi non c'è chiarezza, è stato un successore, ma non c'è chiarezza su quanto è costato e su quanto abbia reso. Ditemi qualcosa che mi conforti sul fatto che andare avanti su un discorso del genere, che dobbiamo fare, non sarà l'ennesimo bagno di sangue. Perché io poi voglio che, oltre alla trasparenza sui costi, sulle procedure, ci sia il confronto su quanto costa la struttura analoga fatta in Francia, in Norvegia e in tutti gli altri paesi che ce l'hanno già. E voglio nomi e cognomi di chi sarà responsabile della gestione dei soldi pubblici e che pagherà nel caso che le cose non vadano bene, perché ad oggi l'Italia su queste cose non ha mai pagato nessuno.